Ciao, sono Antonietta. Come state? Vorrei salutare e ringraziare tutte le persone che si sono iscritte ultimamente al mio canale. Grazie di cuore, spero di non deludervi, anzi spero di poter offrire qualche spunto per nuove creazioni. Allora, oggi facciamo un anello con la tecnica wire utilizzando del rame. Per fare questo anello mi sono ispirata ad un disegno originale dell'artista Joanne Ortiz di Purple Lily Design con qualche piccola variazione. Spero vi piaccia. Ciao, alla prossima! Si tratta di un anello martellato e per martellarlo userò una forma, un mandrino in acciaio. Se non l'avete, potete utilizzare il semplice mandrino misuratore per anelli di plastica, tipo questo, però non potrete martellarvi sopra, a meno che non vi procuriate un attrezzo alternativo, come potrebbero essere per esempio dei cilindretti di acciaio inox, che io ho recuperato da scarti di lavorazione metalmeccanica e che ogni tanto uso anche come forme per anelli. Insomma, bisogna un po' ingegnarsi, altrimenti ancora dovrete saltare la fase della martellatura. Per realizzare questo anello sarà molto utile avere dei fili di rame cotto. Se non li avete, se non avete fili di rame cotto e se non li trovate in commercio, potete realizzarli voi, crearli voi, passandoli velocemente sulla fiamma del fornello a gas. Prendiamo il filo più spesso, quello da 0,8, e mettiamo l'altro da parte per il momento. Troviamo la metà su questo filo e da qui partiamo per individuare un segmento di 18 mm che cada al centro di questo filo e che sarà il luogo della pietra e del punto focale dell'intero anello. Quindi con la squadra ed un pennarello troviamo la metà e stabiliamo dove cadrà il punto, il segmento di 18 mm di spessore. 19, quindi mi terrò 9 mm verso sinistra e 9 mm verso destra, cioè verso 19 e verso 21. In questo modo segniamo. A questo punto cominciamo a formare la perla. Prendiamo il filo da 0,6 ed avvolgiamolo attorno a questo segmento che rimane il punto di riferimento entro cui deve stare il disegno. Cominciamo fissando la prima parte del filo senza uscire dai limiti segnati con il pennarello. Nascondiamo il primo lembo di filo in modo che non dia fastidio e non graffi. Questa maniera e continuiamo a creare la nostra perla con uno stile libero. Facciamo un paio di giri in questo modo. Dopodiché prendiamo la perla ed infiliamola. Mentre infiliamo la perla che abbiamo scelto sul filo, accertiamoci che cada all'incirca al centro di questo segmento lavorato. Dopodiché continuiamo ad avvolgere il filo in modo tale che risulti un disegno libero. Questo modo. E usiamo tutta la lunghezza del filo. Vedete? Quando siamo giunti quasi alla fine, dobbiamo trovare un punto nascosto per legare questo lembo di filo, un punto che non si vede e non dia fastidio. Ecco, adesso
Adesso è possibile sistemare la pietra, magari riportarla al centro se si è spostata, è anche possibile che si sposti un po' sul filo, vedete? Sistemarla con le mani, aggiustarla un po' con una pinza se riteniamo di doverlo fare e il punto focale è pronto. Ecco com'è venuto il punto focale, vedete? Una specie di fiore stilizzato. Adesso siamo pronti per passare tutto il filo sul mandrino, sul misuratore per anelli, userò quello in acciaio, però prima dobbiamo fare questa cosa, portare la pietra, se si è spostata, nel centro del filo e piegare i due lembi di filo verso il basso, in questo modo. Questo è il mandrino in acciaio su cui formerò l'anello. Se non avete questo, se non doveste averlo, usate quello in plastica. Allora, adesso io ho segnato due misurazioni, siccome non è graduato, ho segnato i punti in cui cade la misura che voglio ottenere, che è la 13, e la misura da cui partirò, che è la 12. Consiglio infatti di partire da una misura inferiore, perché mentre si realizza l'anello, mentre si martella, l'anello diventa un po' più grande. Questo è naturale perché il metallo martellato tende un pochino a dilatarsi. Allora, io punto l'anello in questo modo nella prima posizione, avvolgo in modo stretto i fili attorno e faccio dei giri che siano paralleli l'uno all'altro e che i fili quindi non si sovrappongano. Ne faccio un paio, arrivo a questo punto, vedete? In questo modo arrivo a questo punto. Adesso, tenendo in modo fermo l'anello, posso toglierlo dal mandrino. Eccolo qui come risulta appena uscito dal mandrino. Cerchiamo di continuare a lavorare conservando questa forma e se eventualmente si dovesse scomporre troppo l'anello lo rimettiamo sul mandrino e lo riformiamo. Allora, a questo punto, tenendo l'anello ben saldo tra le mani, facendo in modo che non si deformi più di tanto e che i fili rimangano paralleli, questi quattro, vedete? Che sono quelli che martelleremo. Allora, dobbiamo avvolgere questi lembi di filo attorno all'anello, fare tre giri per fermare l'anello. Allora, lo faremo proprio qui vicino alla perla, non completamente a ridosso, a 2-3 mm dalla nostra perla in rame. Per aiutarci in questa operazione useremo una pinza, in questo modo, guardate, per afferrare bene tutti i fili, in questa maniera, vedete? Quindi usiamo una pinza, controlliamo sempre che non si deformi tanto l'anello. Io ho rivestito la pinza, come potete vedere, con un po' di scotch per evitare che segni molto il metallo. Il discorso è sempre quello di cercare di evitare di segnare tanto. Allora adesso posso cominciare ad avvolgere. Passo prima il filo verso gli altri, fili, vedete? In questo modo. Poi all'interno dell'anello. Tiro, poi di nuovo verso i fili all'interno dell'anello, verso l'esterno, un altro giro. Ecco, tiriamo abbastanza, vedete, così. Eventualmente con un po' di attenzione possiamo anche usare una pinza per schiacciare leggermente. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Eccoci a questo punto, vedete? Passiamo un attimo l'anello sul mandrino per controllare la forma e per martellare questi due punti avvolti nel filo. Ecco, voglio dare giusto due colpi di martello a questo punto in cui il filo è avvolto, vedete? Così leggermente. C'è rischio che si deformi un po', ma almeno l'anello è stabile in questa maniera, è chiuso, diciamo. Ecco qui, possiamo continuare. Adesso dobbiamo formare le spirali decorative.
Abbiamo questi due fili che avanzano, sono un po' lunghi, ma possiamo fare le spirali della grandezza che vogliamo noi, quindi anche grandi. Intanto li pareggiamo questi due fili. Non vi dico di che misura devono essere perché è una cosa assolutamente, diciamo che di